Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. La luce non è bellissima come sempre, cerco di migliorarla ma oggi è davvero davvero brutta. Ma bando alle ciance, come avete visto il titolo, oggi siamo di nuovo in Cosa mangio in un giorno e vi mostro la mia intera alimentazione in questi nuovi protocolli, in queste nuove settimane. Ho un periodo di assenza alle spalle da YouTube e vi spiego subito il motivo e poi vi mostro la mia colazione che ancora devo preparare, quindi passerò un lasso di tempo per prepararla. La mia assenza è dovuta a un nuovo protocollo davvero stancante, davvero distruttivo, però che ha dato i suoi risultati, e poi ne parlerò in un video dedicato di come mi è venuta l'idea di programmare questo stile di dieta e allenamento adeguati e che vanno tutti e due insieme, ragazzi, perché uno non può rimanere da solo all'altro, secondo me. Quindi tutti e due devono essere fatti contemporaneamente, però se fatti contemporaneamente portano i loro risultati, ma questo ne parlerò nel prossimo video. Dopo di questo, del Full Day of Eating, vi parlerò del mio protocollo che ho provato per una settimana, che poi ho abbandonato perché era davvero faticoso per la mia giornata tipo. Quindi ragazzi, ho deciso di abbandonare e fare una cosa più moderata, però comunque vi andrò a spiegare cosa è successo, come l'ho programmato e quali sono stati i benefici. Quindi ragazzi, sono anche un po' raffreddato, quindi ragazzi, ora vi lascio alla mia colazione, ci vediamo dopo appena preparo la colazione. Bene ragazzi, eccoci arrivati nella colazione di oggi. Abbiamo due uova intere, eccole qui, e poi abbiamo 105 grammi di pane integrale, quello là, semplicissimo, 4 fette. Comunque di pane integrale per iniziare la colazione, sono davvero ottimi. Poi mi vado a fare un caffè e poi ci aggiorniamo con lo spuntino, perché come sapete, se non lo sapete ve lo dico, io faccio 6 pasti giornalieri che sono la colazione, lo spuntino mattutino, poi faccio il pranzo, il pre-workout, il post-workout e la cena. Preferisco distribuirmeli così perché non riesco a mangiare grosse somme di cibo in un'unica volta. Ma preferisco ragazzi mangiare poco cibo, ma più volte la giornata. Preferisco questo approccio, non mi appesantisco, non mi sento stanco, spossato, sono sempre pronto, carico, ad avere energie sempre pronti. Mangio più di una volta, come avete visto, 6 volte, prima mangiavo 3 volte, ma mangiavo molto di più come quantità. Ora preferisco dividere le quantità nell'arco della giornata. Quindi ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, noi ci vediamo con lo spuntino, e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Bene ragazzi, eccoci arrivati nello spuntino. Abbiamo uno yogurt greco con un po' di cacao e 10 grammi di miele ed una banana. Questo è il mio spuntino mattutino, semplice, veloce. Prima di passare poi alle prossime clip, vi volevo dire una cosa. Lasciate qui sopra nei commenti, qui sotto nei commenti, scusate, qui sopra nei sondaggi, se preferite video veloci dove vado a spiegare cosa mangio, dove cambia la mia dieta, cosa è cambiato le scorse settimane, come procede. Quindi una dieta, un video molto veloce, dura 3-4 minuti, dove vi spiego come sta procedendo la dieta. Oppure se volete un video più lungo, magari di 10 minuti, dove vi porto però nella mia intera giornata, quindi vi faccio vedere cosa faccio la mattina, cosa faccio il pomeriggio, magari quando vado a fare la spesa, quello che mangio, come lo cucino. Quindi ditemi voi se preferite video più lunghi, però molto più dispersivo, o video ben concentrati dove sono 3-4 minuti, ma vedete bene quello che mangio e in poco tempo. Scrivetemelo qua sotto nei commenti o qui sopra nei sondaggi. Vi lascio alle prossime clip. Beh ragazzi, eccoci arrivati al pranzo. Come pranzo abbiamo 195 grammi di petto di pollo, 100 grammi di pane integrale, 10 grammi di olio inseriti nell'insalata di pomodoro, che comunque starete vedendo sicuramente le clip qua sotto, che passeranno comunque in sovraimpressione. Vi lascio in descrizione tutta l'intera dieta dell'intera giornata con le varie grammature. Se li inserite all'interno di un programma che vi calcola i macronutrienti all'arco della giornata, capirete anche quanto sono il mio introito calorico e come li vado a gestire. Comunque all'incirca io assumo 2500-2600 calorie giornaliere. Non ci grizzo le calorie come avevo detto, ma le lascio stabili nell'arco della settimana. Quindi ragazzi, vi lascio un bel pollice in su e ci vediamo col pre-workout e via. Beh ragazzi, eccoci arrivati nel post-workout. Abbiamo 4 grammi di aminoacidi che vado a prendere nel pre-workout e post-workout, 4 grammi prima e 4 grammi dopo. Poi abbiamo 50 grammi di pane integrale come quelli di stamattina, con 50 grammi di fese d'achille. Questo è il nostro pre-workout. Noi ci vediamo sicuramente col post-workout. Se riesco, vi registro il workout di oggi, che vi pubblicherò però in un video dedicato dove ve lo vado a spiegare. Lasciate un pollice in su, ci vediamo nel post workout. Beh ragazzi, eccoci arrivati nel post workout. Nel post workout abbiamo 65 grammi
grammi di pane di segale, che è una fetta di pane di segale, 30 grammi di proteine in polvere e un po' di acqua che ci andiamo a bere. Questo è il nostro post workout. Già i 4 grammi di aminoacidi li ho presi, non ve li faccio vedere, ve li faccio vedere ogni volta, non ha senso, mostro anche questo ogni volta, quindi vabbè, dai. Lasciamo stare, non ci vedremo sicuramente con la cena, spero di ricordarmi come ogni volta di fare la chiusura perché me lo dimentico sempre. Comunque questo è il mio post workout, base semplice, sono appena tornato alla palestra dopo 2 ore e mezza di palestra distruttive, ragazzi, mi sono fermato un minuto, però davvero davvero intense, essendo davvero bene allenamento. Ho registrato tutto l'allenamento di dorso che ho fatto, quindi prossimamente lo vedrete su YouTube, quindi iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Bene ragazzi, eccoci arrivati alla cena come l'ultimo pasto, quindi ragazzi vi chiudo qui il video. Abbiamo 185 grammi di pollo, comunque tutti i vari nutrienti li trovate con le varie grammature qui sotto in descrizione. Ve li dico solamente molto velocemente: abbiamo l'olio, il pollo, pane integrale e pane in segale perché non arrivavo alla quota giusta di carboidrati con solo col pane integrale. Questa è la mia cena, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella! Comunque questa è un'alimentazione molto molto basilare per cercare di aumentare la massa muscolare nel tempo, cercando di prendere meno grasso possibile, quindi si può dire che è una lean bulk molto molto leggera. We'll be right back.